Buonasera a tutti, anch'io mi complimento per questa iniziativa. E dico due o tre cose brevemente. Ernesto ha richiamato il passaggio di Garibaldi da Rognano, mi pare a Palazzo Morelli, così sia. Io aggiungo che passando da Rognano, quindi questo è un luogo che simboleggia quello che noi dobbiamo fare, ha cominciato a firmare i primi decreti di consegna delle terre ai contadini. Io penso che anche noi dobbiamo pensare ad un impegno politico che serva e valga a restituire ai cittadini la titolarità, non solo della partecipazione, ma della partecipazione, della condivisione, quindi la titolarità del diritto di scegliere per concorrere a cambiare il sistema della politica. È vero che dobbiamo andare in direzione uniti. Io per penso che dobbiamo andare in una direzione ostinata e contraria a come va adesso la direzione del Paese. Perché se noi continuiamo a dire che per senso di responsabilità stiamo a tutte le nefandezze, diventiamo corresponsabili e irresponsabili. Io penso che noi oggi, chi ha un'idea della politica, che la vive con disinteresse, con passione, con l'obiettivo del traguardo del bene comune, deve iniziare ad affrontare tutte le battaglie a viso aperto e con grande coraggio per evitare che a quel tema drammatico dell'indifferenza gramsciano noi possiamo drammaticamente, ancora più drammaticamente, aggiungere l'assuefazione all'indifferenza. Ed io penso che oggi nel sistema della politica nel nostro paese si stia vivendo nel rapporto con i cittadini una totale assuefazione all'indifferenza. E vedete, io non credo che il paese possa essere governato attraverso la rete nominalistica dei cittadini. Io credo che il paese deve essere governato attraverso le organizzazioni sociali, politiche, civili, attraverso quei corpi intermedi che non ci sono più e di cui il partito politico rappresenta l'organizzazione per antonomasia, ma non i partiti politici apparati, non i partiti politici autoreferenziali, non i partiti politici che trascurano i luoghi della formazione e della selezione della classe dirigente. Al contrario, i partiti politici che riuniscono, che incontrano, che ascoltano, che elaborano, che formano e che quindi selezionano la classe dirigente. Domanda: c'è bisogno del finanziamento? Vedete, io penso che una delle qualità più importanti che contraddistingue la vita di ciascuno di noi è l'onestà intellettuale ed una delle negatività assolute è l'ipocrisia. Io vi dico una ipocrisia alla quale reagisco con onestà intellettuale che mi autoattribuisco, ma veramente il tema è che se non c'è il finanziamento i ricchi fanno la politica e i poveri no? Allora faccio una domanda a tanta gente che si è candidata per il Partito Democratico, si è candidata a tutti i livelli, a partire da me. Ma qualcuno di noi che si è speso per questo partito ha mai ricevuto un euro di finanziamento per la propria campagna elettorale? Io posso raccontarvi un episodio. Nel 2006 Rutelli era vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale della Margherita, mi chiama perché voleva testimoniare la sua vicinanza alla mia candidatura a sindaco. Ovviamente me ne chiedo. Il segretario dell'allora partito della Margherita mi ha chiesto, so che tu conosci, non dico il cognome, dico il tesoriere, gli fai una telefonata perché dobbiamo fare i manifesti? Ho detto, ma non avete tempo, c'ho altre cose da fare. No, ma chiamo perché dobbiamo fare i manifesti. Io l'ho chiamata, la telefonata è stata di questo tenore. Viene Rutelli, qui non c'è una lira, ci mandi 2.000 euro per fare i manifesti? La risposta è stata, non abbiamo un euro. Poi sappiamo anche la vicenda come è andata a finire. Voglio dire, non siamo ipocriti. Noi con onestà intellettuale dobbiamo dire che la politica si può fare anche senza il finanziamento pubblico, soprattutto se il finanziamento pubblico serve a finanziare gli apparati. Non so chi la richiamava questa circostanza, ma davvero dobbiamo... Io non sono un nostalgico, io cerco di guardare sempre al futuro anche in termini di modernità, ma ho memoria che
in quel di diventare dirigente politico a livello di un partito, a livello nazionale, era quasi più che diventare ministro. E normalmente ricoprivano questi incarichi persone di altissimo spessore civile, sociale, politico, che avevano testimoniato competenti, ma non venivano pagati dal partito. Oggi l'abbiamo letto sui giornali, cioè i massimi vertici del partito, compresi i commissari regionali che vengono a guidare i partiti in Calabria, ricevono stipendi. E no. Allora, questa è un'idea di partito apparato che noi abbiamo il dovere di combattere con atti di grandissimo impegno per cambiare, per fare finalmente di questo partito un partito riformista che guarda all'interesse della società, passando forme organizzative di formazione e selezione di classe dirigente. Questo è forse il tumore del sistema politico italiano, da cui poi nascono purtroppo tante metastasi, ma la metastasi non la puoi curare. Oggi, per la verità, ancora anche il tumore è inguaribile, però siccome questo è un tumore politico, l'antidoto con una buona politica forse ci può essere. Noi abbiamo il dovere di trovarlo. Bravo.